Dai amore, cammina. Sei stanca? Sì. Sì? Brava. Stai camminando, amore? Sì, tutto qui. Vai vicino al nonno, dai. Occhio, piano, bravo. Vai piano, amore. Amore. Aspetta. Il nonno ha preso le castagne. Così mangi le castagne, amore. Questo bar è bellissimo. Qui siamo vicino a casa mia praticamente. Hai visto che bello, amore? Hai visto? Ollo era questo, sì. Macarona meraviola, ha portato l'insalata. Questi diciamo che sono piatti tradizionali, ragazzi. Però sono un po' elaborati. Siamo tradizionali completo, no? Sono un po' elaborati. Salscossi non può mancare. Questo praticamente è il formaggio fritto e ti porta nel miele. Che lo fai l'assaggio col miele. Fai così. Fai così. Prova a te, amore, l'assaggio. Buono? Ok, ha provato. Grande, Chloe, grande. E questa frigge ancora, ragazzi, per farvi vedere la temperatura della ricotta. Amore, vuoi anche tempo di ricotta? Tradizionale albanese questo piatto. Mm, guarda. Un po' di patate al forno. Macaroni. C'è anche la carnazza. I ragazzi stanno mangiando. Buona la carnazza, buona. Vabbè, chiedo scusa. Vogliamo fare la foto qui, amore? Hai visto che bello? Hai visto che bello? Adesso faccio la foto, stai lì. Abbiamo fatto delle foto bellissime, amore. Dopo te le faccio vedere, va bene? Sì. Ok, ma come sei sporca, amore. Sei tutta sporca. Dopo ci laviamo a casa, va bene? Sì. La decorazione di Chloe, lì ci va la torta. Questa è la sala tutta apparecchiata. Ho la musica su, eh? Non c'è musica, Susanna, c'è la musica. Amore, che ti faccio la foto, eh? Amore? Bello, guarda. Ma che bello. Allora, ci siamo a tavola. Ci siamo a tavola. Ci siamo, oh, ci siamo a tavola. Chi ama di più? Hai visto, amore? Ha fatto lei. Ha fatto Noel per te. Bravo. No, amore, no. Bellissimo.
Suavemente, bésame. Sors de la baisse et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, bésame. Sors de la baisse en moteur Italia. Suavemente, j'ai traversé la mer. J'oublie pas ceux qui se lèvent tôt pour un salaire. J'aime pas me vanter, je fais ce qu'il y a à faire. Mais j'aimerais que les miens sortent tous de la galère. Italiano come Mario, testa calda Marsiglia. In strada tiki-taka, pensa a far mangiar la figlia. In zona salam aleikum, dalla calle alle stelle. Non c'entra il colore, siamo amici per la pelle. Suavemente, besame. Sors de la tête, je mets plus les mains en l'air. Suavemente, besame. Sors de la tête, sans moteur italien. Yete, suavemente. Una palabra y todo cambio por siempre. Porque todos saben que somos diferentes. Besame ahora, ahora suavemente. Buonasera ragazzi. Il video che avete visto poco fa era il vero motivo per cui sono venuto in Albania, per festeggiare il compleanno di mia figlia che ha compiuto 4 anni. Mia figlia è nata in Italia, Cesena. Vivo in Italia da 20 anni e quindi non vedevo l'ora di portare mia figlia qui e fare una festa con tutti i miei familiari che si trovano in Albania. Quindi ho organizzato tutto sto ambaradam per star tutti insieme. Il compleanno è andato bene, la gente si è divertita, ho chiamato le mie zie. Siccome i miei sono divorziati da anni, da parte di mia madre, da parte di mio padre, quindi ho cercato di unire tutte le due famiglie, no? Secondo me era una cosa bella, dopo tanti anni, lasciare indietro le spalle tutti i casini che c'erano all'epoca, andare avanti nella vita, perché nella vita bisogna andare avanti. E quindi ho pensato di riunire tutte le due famiglie ed è stata una serata veramente fantastica, dove si sono divertiti tutti, dove si sono visti gente che se non si vedeva da 20 anni, mia mamma che non si vedeva con la mia famiglia da anni e anni, quindi è stato un punto di incontro. E questa cosa io penso che sia una magia, perché solo i figli possono fare questa cosa. I figli uniscono le famiglie. E questo è stato veramente il motivo per cui anche mia mamma è venuta in Albania, perché sennò erano anni che non veniva anche lei. Quindi penso di aver fatto una cosa bella che mi sono sentito di fare. Non so ancora per quanti giorni rimango in Albania. Vediamo le tempistiche che ho, a quale devo fare il biglietto di ritorno per in Italia. Devo vedere i biglietti, devo vedere come siamo un po' incastrati anche con i giorni che inizio a lavorare io in Italia, che ancora non mi hanno fatto sapere, quindi mi godo questa vacanza finché posso. Quindi ragazzi, noi ci salutiamo, vi mando un abbraccio, ringrazio i ragazzi che hanno commentato questi giorni i video, che mi hanno fatto tante domande sull'Albania, sul clima, su dove andare, su magari io ho risposto ai commenti di gente curiosa che magari non è mai stato in Albania. Del resto tutto bene, si va avanti, e un bacione a tutti e niente, buonanotte a tutti.